torna dalla dalla Cina Cina perché perché a a Prato Prato le cose cose non non sono sono così così chiare, chiare, può può essere essere un un rischio. rischio. Assolutamente Assolutamente sì, sì, il il dato dato economico economico nasce nasce da da un un dato dato oggettivo, oggettivo, e e cioè cioè sapere sapere quante quante persone persone effettivamente effettivamente arrivano arrivano dalla dalla Cina. Cina. Dati Dati ufficiali è ufficiali è difficile difficile darne, darne, perché è perché è possibile possibile tracciare tracciare un un dato dato turistico, turistico, perché perché il il turista turista è è tracciato, tracciato, e e l'ENIT l'ENIT ci ci dice dice che che nel nel 2017 2017 ultimi ultimi dati dati che che sono sono stati stati pubblicati pubblicati erano erano arrivati arrivati in in Italia Italia 3 3 milioni milioni di di cinesi, cinesi, con con una una permanenza, permanenza, quindi quindi gente gente che che stabilmente stabilmente rimaneva, rimaneva, di di 5. 5. Ovviamente Ovviamente poi poi c'è c'è tutto tutto il il numero numero che che non non è è possibile possibile calcolare calcolare perché perché arrivano arrivano da da altri altri stati. stati. Le Le chiedo chiedo invece, invece, sempre sempre abbiamo abbiamo visto visto questo questo servizio, servizio, una una Venezia Venezia che che deserta deserta 50% 50% di di cancellazioni cancellazioni negli negli alberghi. alberghi. Sì, Sì, lì lì il il dato dato è è serio serio e e concreto, concreto, nel nel senso senso che è che è misurabile, misurabile, perché perché assistiamo assistiamo a a un un calo calo netto netto delle delle prenotazioni. prenotazioni. C'è C'è un'intervista un'intervista di di un un paio paio di di giorni giorni fa fa del del presidente presidente di di Federalberghi, Federalberghi, che che faceva faceva notare notare che che nello nello stesso stesso periodo periodo del del 2019 2019 le le presenze presenze di di turisti turisti cinesi cinesi in in Italia Italia erano erano fra fra le le 400 e le 400 e 500.000 500.000 unità. unità. Stesso Stesso dato dato rapportato rapportato ad ad oggi oggi è è praticamente praticamente pari pari a a zero. zero. Se Se consideriamo consideriamo che che la la spesa spesa media media di di un un turista turista cinese cinese in in Italia, Italia, sempre sempre stimata stimata da da Federalberghi, Federalberghi, è è di di 150 150 euro euro al al giorno, giorno, è è facilmente facilmente misurabile misurabile nell'immediato nell'immediato il il danno, danno, soprattutto soprattutto considerando considerando che che stiamo stiamo parlando parlando di di un un qualcosa qualcosa che che non non è è ripetibile, ripetibile, cioè cioè il il turista turista che che non non è è venuto venuto ieri, ieri, se se anche anche torna torna domani domani quello quello che che non non ha ha speso speso ieri ieri non non tornerà a tornerà a spenderlo, spenderlo, evidentemente. evidentemente. Quindi Quindi il il danno danno è è immediato immediato e e concreto concreto per per tutti tutti gli gli operatori. operatori. Beh, Beh, secondo secondo lei lei questa questa faccenda faccenda del del coronavirus coronavirus nella nella nostra nostra economia, economia, che che già già è è a a più più 0, zero virgola, virgola, la la farà farà andare andare in in meno meno 0, 0, virgola. virgola. Evidentemente Evidentemente avrà avrà un un impatto impatto importante, importante, perché perché a a cascata cascata subiremo subiremo quello quello che che sta sta succedendo succedendo in in Cina. Cina. In In Cina è Cina è stato stato stimato stimato che che il il calo calo del del PIL PIL derivante derivante da da quello quello che che sta sta succedendo succedendo nel nel solo solo primo primo trimestre trimestre sarà sarà pari pari al al 2%, 2%, e e su su base base annuale, annuale, immaginando immaginando un un tempo tempo di di normalizzazione normalizzazione di di circa circa 4 4 mesi, mesi, dovremmo dovremmo assistere assistere a a uno uno 0,8. 0,8.